Nelle società di calcio prevalentemente stanno dietro le quinte, ma spesso sono proprio loro gli attori principali dei successi di un club. Oggi andiamo a scoprire i top direttori sportivi arrivati dal niente in Serie A. Prima di cominciare però iscrivetevi al canale Calcio di Periferia e seguite su Instagram la pagina con cui collaboriamo, Italian Football Atelier. In un calciatore l'età non conta tanto quanto contano motivazioni e serietà. Il concetto di calcio di Pasquale Sensibile è tutto racchiuso in questa frase. Ed è anche per questo che Sensibile, da dirigente nella sua carriera, oltre ad aver scoperto tanti giovani, ha anche dato linfa nuova a tanti over. Fin da piccolo segue suo padre Aldo, ex calciatore e allenatore in giro per l'Italia. Da calciatore la carriera è modesta, tocca l'apice al Castel di Sangro in Serie C1 nella stagione 98-99, in una squadra che tra l'altro in porta aveva Carlo Cudicini, poi avrebbe fatto il salto di qualità direttamente dalla Serie C al Chelsea, e in attacco c'era il giovane Vincenzo Iaquinta. Da dirigente il primo tassello della carriera lo mette nel 2006, quando diventa capo osservatore della Juventus. «Ho vissuto 20 mesi tra aerei, alberghi e stadi», racconterà Sensibile ricordando l'esperienza bianconera. Nel 2008 lo vuole Walter Sabatini come suo collaboratore a Palermo, ma la vera svolta è l'anno dopo. Entra nel Novara del presidente Oreste Accornero. Qua per la panchina sceglie un Attilio Tesseri in cerca di rilancio. In porta dà fiducia al 21enne Samir Uikani, in prestito dal Palermo, oltre ad un gruppo esperto che in due anni porta Novara dalla Serie C alla Serie A, consacrandosi come uno dei migliori direttori sportivi d'Italia. Al 2019 ha lasciato la carriera da direttore sportivo per entrare nella P&P Sport Management, l'associazione di procuratori sotto Federico Pastorello. Nello scorso video vi abbiamo parlato della scalata di Leonardo Semplici sulla panchina della SPAL. Ma se il club di Ferrara è riemerso dalle ceneri, gran parte del merito per quanto riguarda la gestione dell'area tecnica è proprio di Davide Vagnati. L'apice della carriera da calciatore di Davide Vagnati è alla Massese in Serie C1, dove nel 2006 si prende la scena per un gol pazzesco di rovesciata con cui i toscani battono incredibilmente il Napoli, prima di chiudere la carriera alla Giacomenze. E proprio la Giacomenze cede il titolo sportivo alla SPAL per ripartire dopo il fallimento. E qua comincia la scalata sulla scrivania. Studia, gira l'Italia, cerca di capire come ottenere il massimo con pochi soldi. Il suo primo colpo è Manuel Lazzari. Il Vicenza lo aveva scartato dal settore giovanile. Fa parte della Giacomenze al momento della fusione della SPAL e Vagnati decide di tenerlo con sé. Manovra azzeccatissima, dato che la Lazio, 6 anni dopo, lo acquisterà per 14 milioni di euro più il cartellino di Murgia. Poi si inventa il ritorno in Italia di Mirko Antenucci dal Leeds, su cui ci credevano in pochi. Non più giovanissimo, frutterà 18 gol in Serie B e 16 in Serie A. Massima serie che la SPAL non vedeva dal 1968. Tra i pali, tra l'altro, dà fiducia ad Alex Meret, tanto da destare l'attenzione del Napoli, mentre l'ultima scoperta è stata quella del difensore brasiliano Igor, prelevato dal Red Bull Salisburgo e ceduto alla Fiorentina con plusvalenza solo 6 mesi dopo. Quella del difensore brasiliano è l'ultima operazione di rilievo alla SPAL per Davide Vagnati, prima di approdare al Torino per cercare di raggiungere a 42 anni la prima esperienza in Europa. La storia di Pietro Lo Monaco da calciatore è la classica di tanti potenziali talenti che però non arrivano mai. È una carriera tra Serie C e Serie D, stessa cosa anche da allenatore, non riesce mai a fare il salto di qualità e allora a 40 anni decide di intraprendere la carriera di dirigente. Parte dalla Serie C2, dal Savoia di Torre Annunziata, la squadra della sua città, ma in poco tempo la famiglia Pozzo si accorge di lui e lo porta all'Udinese come osservatore. Qua scopre Stephen Appiah, che poi rivenderà al Parma, valorizza Giuliano Giannichedda, che nel 2001 cede alla Lazio assieme a Stefano Fiore per ben 88 miliardi di lire complessive, ma soprattutto con l'Udinese nel 98 raggiunge un incredibile terzo posto dietro a Juve e Inter.
La svolta definitiva della sua carriera però arriva all'ACI Reale, non tanto per la promozione dalla C2 alla C1 nel 2003, quanto perché il presidente di quell'ACI Reale è tale Antonio Pulvirenti. Vi dice niente questo nome? I due nel 2005 entrano a far parte del Catania, che prima riportano in Serie A dopo 23 anni di assenza e poi lo trasformano in una vera e propria fabbrica di talenti. Papu Gomez, Maxi Lopez e tanti altri, ma soprattutto riesce a vendere l'ala destra Jorge Martinez alla Juventus per ben 12 milioni di euro e Juan Manuel Vargas alla Fiorentina, addirittura per 18 milioni. Al suo addio nel 2011 lascia a Catania un parco giocatori di livello e la costruzione del centro sportivo di Torre del Grifo, ancora oggi una struttura da top club europeo. Lo Monaco poi tornerà a Catania qualche anno più tardi in una società da ricostruire praticamente da zero, ma con decisamente meno gloria. Uno dei motivi del miracolo Sassuolo è stata la percentuale di errore dei nostri acquisti, sempre molto bassa. Parole di Nereo Bonato, e come non dar retta a colui che ha portato Versalico dal Sassuolo all'Atletico Madrid, Simone Zaza dai bianconeri del Viareggio ai bianconeri della Juventus, Pavoletti dalla Virtus Lanciano ad essere un top scorer nel calcio italiano, ma soprattutto il Sassuolo dalla Serie C2 alla massima serie che non aveva mai toccato nella sua storia. E pensare che il calcio dei grandi l'ha visto per la prima volta a 20 anni da portiere tra i pali del Somma Campagna, Serie D. La squadra ora gioca tra i dilettanti veneti, mentre Nereo Bonato di strada ne ha fatta e come. Come dirigente parte da Brescello nel 99, la chiamata del Sassuolo arriva nel 2004 in C2. Qua Bonato si rivela scopritore non solo di giovani diamanti, ma anche di allenatori. Lancia Massimiliano Allegri, Andrea Mandorlini, Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco, lasciando un'eredità tecnica che contribuirà alla storica qualificazione in Europa League. Nel 2015 si trasferisce all'Udinese, dove il suo colpo più importante risponde al nome di Rodrigo De Paul. Ma la figura di Nereo Bonato resterà per sempre legata al miracolo Sassuolo. Carpi obbligò i suoi giocatori a scaricare sul telefono l'applicazione Meteo, non perché fosse un appassionato di meteorologia, ma perché voleva che i suoi giocatori sapessero esattamente il tempo che avrebbe fatto l'indomani all'allenamento, così da preparare i muscoli la sera prima. Questo dettaglio fa ridere, ma spiega bene la maniacalità del lavoro di Cristiano Giuntoli. Da calciatore gira nell'Italia dei piccoli centri, da Colle Valdelsa a Sanremo, passando per Imperia. Nel 2009, a 37 anni, prende subito le redini del Carpi in Serie D e nel giro di 6 anni, sotto la sua gestione, passa dal perdere contro Ponzacco o Mezzolara a calcare i campi più importanti d'Italia. Cristiano Giuntoli è un conoscitore infinito di calciatori. Ecco perché riesce a scovare calciatori come per esempio il terzino Gaetano Letizia. Nato a Scampia, quando Giuntoli lo porta al Carpi, giocava in quarta serie in provincia di Caserta. Letizia sarà determinante per l'arrivo degli emiliani in Serie A. Così come Kevin Lasagna, che Giuntoli porta al Carpi nel 2014, mentre solo 2 anni prima Lasagna giocava in promozione con la Governolese. Ma anche ad esempio il portiere Marco Sportiello, valorizzato da Giuntoli al Carpi quando l'anno prima giocava nel Poggi Bonzi. Naturale quindi il suo salto di qualità, che arriva puntuale nel 2015, quando Aurelio De Laurentiis lo chiama al Napoli. Qua, con Maurizio Sarri in panchina e un altro portafoglio rispetto al Carpi, chiaramente sbaglia qualche colpo, come ad esempio quelli di Pavoletti e Valdifiori, ma ne indovina a decine. Nell'ordine, Isai, Allan, Zielinski, Arkadiusz Milik, pagato è vero 30 milioni, però di fatto un terzo della cifra con cui ha ceduto Higuaín alla Juventus, passando per Meret, Younes e Fabian Ruiz. Anche quest'ultimo arrivato per cifre importanti, ma dopo aver incassato ben 60 milioni dal Chelsea per Jorginho. E la cosa più bella è che l'impero Giuntoli durerà ancora tanto nel calcio italiano. Nemmeno Steven Spielberg avrebbe potuto
scrivere la sceneggiatura del film di Giovanni Sartori. Uno che prende la maglia del Chievo da calciatore negli anni 80 nelle serie interregionali e la lascia da dirigente che ha visto la Champions League. Uno che vive una seconda vita a Bergamo e a suon di plusvalenze contribuisce a rendere una provinciale come l'Atalanta uno dei club più importanti d'Europa. Dopo una carriera da calciatore senza troppa gloria, conclusa nel piccolo Chievo, nel 1992 diventa direttore sportivo gialloblu in C1. Fa strano che uno dei primissimi colpi del mago della plusvalenza sia uno che al Chievo in realtà ci resterà per ben 13 stagioni. Dalla Fiorentina, infatti, arriva il difensore Lorenzo Danna. Sartori lancerà tanti giovani ai massimi livelli. Le Grottaglie, ceduto poi alla Juventus, Amaury, prelevato dopo una stagione non positiva a Messina e venduto al Palermo 3 anni più tardi per circa 10 milioni, Barzagli, arrivato da esordiente e andato via da potenziale leader, quale poi sarà. Ma Sartori è in grado anche di valorizzare giocatori non più giovanissimi alla ricerca ancora di una svolta. È il caso per esempio di Eugenio Corini, tartassato dagli infortuni e consacratosi proprio a Verona, sponda Chievo. Ma anche quello di Simone Perrotta, che dal Chievo prenderà il volo per Roma e per la nazionale, con cui vincerà il mondiale del 2006. Nel frattempo il club clivense raggiunge la Serie A, poi la Coppa UEFA e infine arriverà addirittura ai preliminari di Champions League. Già così è una storia incredibile, ma Giovanni Sartori ha la scalata nel suo DNA. Così nel 2014 firma come responsabile dell'area tecnica nell'Atalanta di Percassi. Qua compie autentici capolavori, come prendere Kessié per 200.000 euro e rivenderlo al Milan per 28 milioni. Gianluca Mancini dal Perugia per 300.000 euro, rivenduto alla Roma per 15 milioni. E poi Atebor, Castagne, Gosens, sono tutte intuizioni di Sartori. Così come l'aver riportato in Italia il Papu Gomez, rigenerato dopo l'esperienza non positiva in Ucraina al Metalist, fino a diventare capitano di una squadra che ha sfiorato la semifinale di Champions League. Benvenuti sull'otto volante, Giovanni Sartori. Questi erano i top direttori sportivi partiti dal basso, dal niente in molti casi, e arrivati fino ai vertici del calcio italiano. Vi chiedo se c'è qualcuno che ci siamo dimenticati, allora scrivetecelo nei commenti, ci fa sempre piacere avere un confronto con voi, con ognuno di voi, e vi ringrazio perché ci state veramente seguendo in tanti, specialmente negli ultimi mesi. E poi l'invito è sempre a rimanere collegati Calcio di Periferia, perché nelle prossime settimane ancora tanti altri video. Ciao!